pensiamo alla cosiddetta edicola professionale, pensiamo anche che questa sia utile a tutti, non solo a noi, e possa dare, come dire, una regolamentazione con incentivi a quello che oggi accade, che è la deregulation totale. Certo. Bene, allora siamo in chiusura. Io ti chiedo soltanto, Vito, se siete riusciti come edicolanti ad abbassare la temperatura diciamo degli scontri. Guarda, Fabio, mi pare di aver scritto un po' dappertutto che quello che è successo a Bari per me è oggetto di grande rammarico, di grande amarezza. Sicuramente però non bisogna non guardare anche a quelle che sono le parole. Le parole a volte colpiscono e fanno più male delle pietre. Bisognerebbe guardare a questo. Tra l'altro, io ho detto a tutti che sono disponibile a parlare con tutti, io personalmente come segretario generale, per vedere di capire le ragioni di questa contrapposizione che, a mio parere, perdonami, ma penso che sia così, è solo personale e non politica. Non ci sono ragioni per dire che la linea politica di Naggi sia sbagliata, non ci sono ragioni per dire che il segretario generale ha un ragionamento che non tiene conto di tutte le espressioni in campo. Solo quello che non riescono a capire, qualcuno non riesce a capire, e noi seguiamo una categoria molto variegata, dove non ci sono solo esclusivi, anzi oggi la maggioranza è determinata dai cosiddetti promiscui, e anche molto esclusivi nel frattempo hanno fortunatamente allargato la loro attività commerciale. Quindi è una situazione che bisogna guardare, bisogna come dire, riflettere prima di parlare. E poi dico, le parole. Ma perché offendere? Ma perché dire tu sei così, io sono meglio, eccetera, eccetera? Io mi sono sempre ritenuto al servizio dei nostri colleghi. Ho sempre difeso tutti, anche oggi mi arrivano segnalazioni da parte di colleghi che sono nuovi, che chiedono aiuto. Io non chiedo l'iscrizione, io do l'aiuto, punto, poi decidono loro cosa fare. Certo. Faccio un esempio molto stupido. Ultimamente abbiamo affrontato col comune di Bari la questione dell'occupazione di suolo pubblico, che nulla hanno a che vedere con la Bolkestein, era un problema locale che derivava da un regolamento approvato. Siamo riusciti, ma ci abbiamo lavorato tanto, a far passare il nostro principio, che le edicole persistenti non hanno bisogno di altro, devono avere la proroga, la concessione, punto e basta. Per 2 anni abbiamo avuto la proroga, prima il 31 dicembre 2017, adesso il 31 dicembre 2018, ma nel frattempo io mi sono incontrato diverse volte e abbiamo ormai come dire, preso atto e certificato che tutti i chioschi persistenti al regolamento comunale hanno diritto di avere la loro concessione. E poco e tanto non lo so, però devo dire che lavoriamo, e quando lavoriamo e riusciamo a portare a casa i risultati sono di tutti. No, infatti, guarda, hai risposto nella maniera più semplice e più diretta possibile. Io mi limito solo ad aggiungere, quando tu parli di dissenso rispetto al sindacato, ma il dissenso va affrontato col confronto. Anzi, meno male che c'è un po' di dissenso e meno male che c'è un sindacato che cerca l'unità su questo, perché altrimenti... Scusami, siccome leggo un commento del collega Raffaele Formosini, allora io devo dire che se qualcuno non avesse offeso, ripeto, condanno tutte le aggressioni verbali, fisiche e quant'altro, perché io sono fatto in maniera diversa, ma se qualcuno prima di uscire non avesse detto andiamo via, che sono i soliti 40 cretini, non sarebbe successo nulla. Quindi, siccome da noi non ci sono i santi come non ci sono i santi dall'altra parte, allora cerchiamo di abbassare i toni, ma abbassiamoli tutti, non chiediamo agli altri di abbassare i toni e noi poi dobbiamo fare quello che vogliamo, ok? Certo, ma appunto. Chiudo qui. Chiudiamola qui, giustamente come dici tu, ci sono ragioni che esulano poi dal merito della questione sindacale. Grazie ancora Vito, buon fine settimana e a presto. Grazie Fabio, grazie a tutti. Ciao. Buongiorno, ciao.
Take, 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 take
Bene, allora chiudiamo qui questa giornata di programmazione. Oggi è venerdì 16 marzo e abbiamo mandato la lunga testimonianza di Vito Michea sul congresso di Bari e Foggia del Sinagi e anche un'intervista a una dipendente pubblica. Tra poco più di un mese ci sarà il rinnovo dei rappresentanti sindacali del pubblico impiego che hanno appena per la gran parte concluso l'accordo per il rinnovo del contratto e poi il nostro spazio che speriamo diventi fisso, questo con Andrea Tabellini, il taxi scrittore. Bene, è tutto per il momento. Fabio Sebastiani vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a lunedì prossimo e buon fine settimana a tutti.